Bene, iniziamo questa conferenza stampa. Noi oggi portiamo a conoscenza, attraverso la stampa, l'opinione pubblica, sul fatto che dal 1° di giugno sono usciti i bandi per le cosiddette borse lavoro. Per una somma considerevole nel triennio di oltre 13 milioni di euro, noi appunto finanziamo questa misura con fondi europei, questa misura che è volta ad, attraverso i centri per l'impiego, inserire in aziende delle persone disoccupate per farsi una loro esperienza lavorativa. Quindi non sono delle vere e proprie assunzioni, altrimenti non si chiamerebbero borse lavoro. Sono borse lavoro, ma sono di fatto degli inseramenti lavorativi, un percorso quindi formativo di approfondimento e conoscenza delle attività lavorative all'interno di un'impresa, di fatto un vero e proprio lavoro, comunque è un apprendimento che dura 8 mesi con un compenso per il borsista di 800 euro, quindi è un modo di accompagnarlo in un percorso di apprendimento, come dicevo. La cosa indubbiamente molto interessante in questo caso è che noi prevediamo, al contrario del passato, alla fine di questo percorso di 8 mesi, un sostegno all'impresa qualora decidesse di mantenere in attività il borsista all'interno della propria impresa. Ed il sostegno sarà di 5.000 euro nel caso di un'assunzione a tempo determinato di almeno un anno, di 10.000 euro se l'assunzione sarà invece a tempo indeterminato. Questo è molto interessante. Perché è molto interessante? Perché anche se questa misura non era prevista negli anni passati per lo svolgimento appunto di queste borse, noi abbiamo avuto un risultato di assunzione comunque all'interno delle imprese del 33%. Conseguentemente, ogni 100 persone che partecipavano alle borse lavoro, al di là di farsi un loro percorso di accrescimento e di approfondimento di conoscenza del lavoro appunto all'interno delle imprese, che sarebbe comunque stato utile, il 33% di loro, quindi il 33 su 100, sono stati proprio assunte dall'impresa. Evidentemente l'impresa ha conosciuto una persona che sapeva fare il suo lavoro, che aveva voglia di farlo, che aveva intenzione di continuare questa esperienza e ha ben pensato di mantenerlo in attività all'interno della propria impresa. Questo indipendentemente dal contributo in passato. Conseguentemente sono molto fiducioso, siamo molto fiduciosi che con questo sostegno probabilmente questa percentuale potrebbe migliorare magari anche di molto. Oltretutto i tempi sono anche abbastanza proficui oggi per quel che riguarda l'inserimento lavorativo. Quello che tendenzialmente manca è l'incrocio tra quello che serve all'impresa e quello che sa fare, diciamo, il disoccupato, nel senso che non sempre il disoccupato in cerca di lavoro coincide con l'esigenza, col saper fare secondo l'esigenza che serve all'impresa. In questo caso, invece, attraverso la borsa lavoro, la persona viene inserita all'interno dell'impresa, quindi impara ad operare secondo le esigenze che l'impresa ha all'interno della sua attività. Finito gli 8 mesi, sarà una persona che conosce quel tipo di lavoro. Con anche il contributo e il sostegno che noi diamo all'assunzione, probabilmente questo si potrà riflettere in molte assunzioni in percentuale rispetto ai borsisti. 13 milioni di euro sono una cifra considerevole, e un conto matematico ci porta a pensare a un paio di 100 persone, mi pare, non vorrei dire, in matematica non ero molto bravo, quindi ecco, ditemi voi, fate un conto veloce, non l'ho fatto, comunque sia, a 800 euro al mese si vede insomma una ripercussione sui territori di una certa importanza. Questo è quanto io in poche parole volevo un attimo annunciare, portare quindi a conoscenza che c'è questo bando al quale si può partecipare attraverso i centri per l'impiego, ma per capire tecnicamente un po' il senso di tutto questo, ma anche le modalità di attuazione, io lascerei la parola alla dirigente Maestri Roberta, che ha seguito insieme ad altri funzionari, che poi lei stessa presenterà al capo di reparto Terzoni, altri funzionari che tu presenterai, perché altrimenti io rischio di lasciare fuori qualcuno o di dire impropriamente i nomi di altri. Ha portato avanti quindi in questi momenti, in questi mesi, e fa parte della nostra programmazione appunto di formazione ed inserimento operativo e lavorativo all'interno delle imprese. Quindi in questo caso fa parte di questo secondo step, ma si incrocia sinceramente anche col primo, nel senso che diciamo sempre formazione e inserimento lavorativo, qui le accomuniamo perché è un inserimento effettivamente all'interno dell'impresa, ma è un percorso anche di apprendimento per poi poter arrivare alla fine ad un'assunzione vera e propria. Roberta, prego. Grazie.
Buongiorno a tutti e parto proprio da queste ultime riflessioni dell'assessore per dirvi che innanzitutto è importante evidenziare il fatto che si tratta di un'operazione di importanza strategica del POR FSE Plus. E cosa vuol dire operazione di importanza strategica? È una modifica organizzativa, l'unica modifica organizzativa che prevede il programma del settennio 2021-2027 che si realizzerà grazie al riconoscimento ai centri per l'impiego, quindi ai servizi pubblici per l'impiego, di un ruolo molto più significativo, centrato rispetto al passato. Già i centri per l'impiego avevano comunque partecipato al processo di assegnazione delle borse lavoro e borse di ricerca nel passato periodo di programmazione, ora però l'accento, il focus è proprio sul servizio per l'impiego che avrà un ruolo lungo l'intero percorso di gestione, assegnazione della politica, promozione della politica e soprattutto nell'incrocio domande e offerta. Quindi sarà il centro per l'impiego che col disoccupato definirà un percorso personalizzato di politica attiva del lavoro e qui noi possiamo rinviare ad un processo che è già in atto sul programma GOL con il quale questo programma è strettamente interconnesso. Quindi l'utente disoccupato, che è il target di questo avviso, dai 18 ai 65 anni, si presenterà al centro per l'impiego che farà l'assessment, quindi profilazione qualitativa e quantitativa, e al termine di questo percorso dirà se la borsa lavoro è la politica attiva più adeguata per colmare il gap che c'è fra la formazione, c'è fra l'accesso al mercato del lavoro da parte del disoccupato, se questa è la misura più idonea per consentirgli di colmare questo gap. Poi lungo contestualmente alla presa in carico del disoccupato entrerà l'area incrocio domanda offerta del centro per l'impiego che anche grazie ad una short list di imprese che hanno dato la propria disponibilità ad ospitare il borsista potrà proporre al borsista uno o più aziende che sono consone alla realizzazione della borsa che lui vuole intraprendere. Poi, comunque, lungo l'arco dell'assegnazione della politica concorrerà anche insieme alla struttura, qui abbiamo con me, presento anche la responsabile di procedimento che è Simona Traini, concorrerà anche alla gestione e al monitoraggio della borsa stessa. Quindi tanto per mettere in luce il fatto che questa vuol dire operazione di importanza strategica, ovvero un percorso che dovrebbe entrare a pieno regime entro il 2024 come prevede il programma POR FSE Plus. Inoltre il centro per l'impiego sarà anche chiamato a valutare, fra virgolette, dare un indice di profilazione, come dicevo prima, al disoccupato ed è uno dei criteri, uno degli indicatori del processo di selezione dei borsisti che poi riceveranno queste indennità. Cosa vuol dire indice di profilazione? È proprio l'indice che classifica il disoccupato secondo la terminologia attuale di GOL come work ready, come upskilling o reskilling, cioè è l'indice che va a classificare il disoccupato in base alla sua lontananza dal mercato del lavoro. Questo indice sarà uno degli indicatori di valutazione insieme ad altri, poi ovviamente Simona se tu vuoi integra insieme ad altri indicatori che rendono un pochino differente rispetto al passato il processo valutativo che si basa esclusivamente su indicatori di carattere oggettivo, non si parlerà quindi di valutazione del progetto di borsa. E abbiamo detto che il target sono i disoccupati dai 18 ai 65 anni, residenti nella regione Marche e iscritti al centro per l'impiego. Abbiamo già detto l'assessore, che è un intervento che ha avuto una grande risonanza, un grande successo in passato, al di là del numero di utenti che abbiamo preso in carico e che abbiamo accompagnato in questo percorso, per il fatto che abbiamo avuto anche dei buoni esiti, delle buone performance occupazionali, quindi una percentuale di circa il 33% dei borsisti percentuale che si alza per le borse di ricerca, ha poi avuto un inserimento lavorativo.
Io mi fermerei qui. Ecco, un'altra cosa che non ho detto, che sono iscritti al centro per l'impiego disoccupati e anche non percettori di ammortizzatori sociali, quindi né NASPI né DISCOL, mentre sono ammissibili i fruitori del reddito di cittadinanza. Spieghiamo anche, no, che sì. Adesso Terzoni, anche personalmente, ma questo sì. Può interessare, cioè, quindi è uscito il bando. Sì. Come funziona? Chi si iscrive? Il disoccupato o è l'impresa che deve ricercare? No, è il disoccupato. Cioè, come, del focus è sempre anche, sul disoccupato. Per capire a me, ma quando ho capito io, ho capito sì, tutti. Sì, sì. Buongiorno a tutti, sono appunto Simona Traini, la responsabile di procedimento. Integro quanto già detto dicendo che per quanto riguarda appunto l'incrocio, il match tra il disoccupato che comunque ha la vocazione a rivolgersi al centro per l'impiego per, diciamo, per i servizi in quanto disoccupato e l'impresa che appunto in più tavoli, in più situazioni in questi anni, in questi ultimi anni, ha manifestato una difficoltà nel reperire manodopera qualificata. Quindi noi, intercettando appunto questa esigenza di allineare, a supporto dell'avviso pubblico in quanto tale, che rimane comunque no, una struttura formale, abbiamo cercato per questa programmazione di integrare gli avvisi con dei seminari, dei web seminar rivolti sia alle imprese che ai disoccupati, dando appunto, specificando per quanto riguarda le imprese, la possibilità di manifestare il loro interesse ad ospitare una borsa. I canali per accedere per dare la propria disponibilità da parte delle imprese sono essenzialmente due. Uno rimane il canale classico, che è quello di inviare una scheda disponibilità. L'altra invece è dare direttamente la disponibilità attraverso la piattaforma Guido, che è uno strumento proprio volto a creare e a facilitare l'incrocio domanda-offerta. Poi chiaramente sono coinvolti nella fase i servizi di incrocio domanda-offerta presenti in tutti i 13 i centri per l'impiego regionali. Loro generalmente riprendono contatti con l'impresa, approfondiscono anche la richiesta dell'impresa e sulla base delle disponibilità che vengono rese, ecco, una cosa che magari è un tecnicismo, ma che magari quando un disoccupato viene preso in carico esprime le proprie propensioni al lavoro, le proprie disponibilità, codificandole in qualifiche professionali. Quindi è attraverso questa manifestazione di interesse che dà il disoccupato e profilo richiesto dall'azienda che avviene l'incrocio. Può avvenire sia con liste che il centro per l'impiego invia o curriculum che invia. Diversamente il ragazzo può venire a conoscenza della disponibilità del soggetto ospitante, dell'impresa, direttamente da un elenco che comunque è pubblico e autocandidarsi, perché comunque l'avviso non vuole lasciar dietro la proattività, che è una cosa, un elemento importante, perché se io borsista, io disoccupato, comunque mi autocandido direttamente, è un'operazione che comunque è legittima rispetto a quello che può essere l'avviso. Quindi ci sono più modi per poter favorire questo incrocio. Allora, la prima finestra è aperta fino al 31 di luglio. Si è aperta la possibilità di presentare le domande, si è aperta il 2 giugno e chiude il 31 di luglio. Unica finestra. Un'unica finestra per il 2023. Invece, per quanto riguarda il 2024, la prima finestra si aprirà il 1 gennaio e si chiuderà il 28 febbraio e poi il 1 settembre e il 30 ottobre. Programmiamo due finestre con un plafond di risorse
già stabilite per il 2000, abbiamo programmato per il 2024. E parallelamente, ecco, colgo l'occasione per informarvi. Allora, non abbiamo detto probabilmente che comunque sono imprese, quindi parliamo solo di datori di lavoro privati, sì, sono esclusi, okay, i soggetti pubblici. E poi parallelamente, sì. Parallelamente alle borse lavoro abbiamo in atto anche un avviso pubblico, borse ricerca per neolaureati, giovani dai 30 ai 35 anni, appunto con una laurea che sia essa triennale o magistrale, che appunto ha una durata maggiore di 12 mesi e un importo di indennità maggiore, perché di 1000 euro. Sono diciamo diversi come avvisi, chiaramente il secondo, le borse ricerca si diversificano perché prevedono un progetto più articolato, appunto un progetto di ricerca ricadente nella strategia, la S3, che è un obiettivo anche trasversale della Regione Marche rispetto all'innovazione, alla modernità del settore aziendale. Io avrei concluso, se no, non so se dobbiamo... Mi pare volere alcune integrazioni per quanto riguarda i fondi europei. Sì, grazie Assessore. Sì, sono Daniela Luciani, la responsabile della comunicazione del Fondo Sociale Europeo e lavoro all'interno della direzione per la programmazione nazionale comunitaria sotto la guida sotto la direzione dell'ingegnere Andrea Pellei, che appunto mi ha delegato a partecipare a questa conferenza stampa. Porto i suoi saluti perché è impegnato in altre sedi e come responsabile della comunicazione volevo in effetti anzi proprio anche complimentarmi con la struttura di gestione, con la struttura appunto della dottoressa Maestri e le funzionarie, e quindi la collega e appunto le funzionarie che portano avanti la gestione, perché comunque l'idea di organizzare dei webinar informativi che permettono di a tutti coloro che sicuramente già, come aveva detto la collega, hanno contatti con i centri per l'impiego, sia dal lato delle imprese che possono essere soggetti ospitanti, potenziali soggetti ospitanti, sia dal lato appunto dei disoccupati, potenziali destinatari dell'intervento. Questi webinar sicuramente hanno permesso, si stanno svolgendo attualmente, no? Quindi permettono di conoscere meglio l'iniziativa, l'intervento e poter conoscere le modalità appunto di accesso che appunto la collega ha ampiamente descritto e che permettono di cogliere quello che aveva detto prima la dottoressa Maestri, che si tratta appunto, è stata individuata questo intervento, è stato individuato all'interno del nuovo programma regionale FS Plus 21-27 come operazione strategica e operazione di importanza strategica, e quindi sia ovviamente per ovviamente la mole finanziaria, l'entità finanziaria dell'intervento, ma soprattutto per quello che diceva la dottoressa Maestri, che con queste nuove modalità organizzative e questo nuovo ruolo diciamo in un certo senso possiamo dire che è migliorativo, ecco, da parte dei centri per l'impiego, di favorire l'incrocio domanda e offerta attraverso la piattaforma Guido, attraverso tutte le modalità spiegate descritte dalla collega, dalla Simona Traini, e questo permette veramente di andare ad implementare sicuramente anche il ricorso, l'utilizzo diciamo di questo intervento a favore di tutto quello che avete ampiamente descritto, quindi sia dal lato formativo come formazione on the job, sia la possibilità delle assunzioni a fine del processo formativo. Quindi è un'operazione di importanza strategica e proprio per questo dal lato della comunicazione abbiamo previsto anche come autorità di gestione una sessione all'interno del sito
Europa Marche o fondi europei della Regione Marche, una sessione dedicata a questa operazione di importanza strategica che potete trovare all'interno proprio del menu stesso del nostro sito sotto la programmazione FS Plus 21-27 e qui abbiamo già ovviamente come dire, caricato una descrizione sintetica e soprattutto il link di collegamento all'avviso per le borse il calendario dei webinar che avete organizzato e soprattutto abbiamo in programma di organizzare un evento pubblico di comunicazione, ovviamente appunto con l'assessorato e la struttura della dottoressa Maestri e delle politiche attive del lavoro, ma anche con il coinvolgimento della Commissione europea e del coordinamento nazionale dell'FSE, ossia un evento pubblico che permetta di dare maggiore visibilità, risonanza all'intervento, anche perché sarà organizzato alla chiusura dopo che sarà uscita la graduatoria della prima finestra, quindi in autunno, presumibilmente adesso tra settembre e ottobre, comunque in questo autunno, in maniera tale sia da poter riportare una sorta di valutazione anche dei dati di questa prima finestra, ma anche rilanciare quella che sarà l'apertura della seconda finestra, o meglio quelle previste per l'anno 2024, appunto come dicevate, quella che si aprirà a gennaio e poi quella successiva per l'anno 24. Quindi è sia un evento pubblico per conoscerne i primi dati, quasi di monitoraggio e valutazione, quindi per valutare i primi dati di attuazione e poi per continuare a dare visibilità e risonanza a questa operazione di importanza strategica e all'attività, tutta l'attività che c'è dietro da parte appunto del settore politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego. Metto in evidenza due aspetti che ritengo importanti, sono anche stati un po' accennati prima. Il primo è che non ci sono alibi. Le borse vengono fatte, attivate sulle esigenze professionali delle imprese. È un progetto congiunto che viene fatto, per cui in questo caso il famoso mismatch viene meno, nel senso che le imprese attiveranno le borse per quei profili che effettivamente servono e che magari non riescono a trovare attraverso altri canali. La seconda elemento da sottolineare è il fatto della pluriennalità dell'intervento e della individuazione da adesso anche delle successive finestre. Questo consentirà soprattutto alle imprese di organizzare le proprie attività e valutare appunto quella che è la finestra ottimale per quelle che sono le esigenze poi di inserimento in azienda di queste persone.